Eder. Mech. Pallister. Sollevando un tombino lungo la statale 113 che collega Casteldarcia a Palermo, una strada larga appena una decina di metri con villette su entrambi i lati. Tre operai si sono calati all'interno del locale della Fogna, profondo circa 5 metri, per effettuare lavori di manutenzione per conto della ditta Quadrifoglio SRL, che aveva vinto l'appalto dell'AMAP, l'azienda municipalizzata di Palermo. Ma subito dopo aver fatto i primi scalini, con la pompa ancora in mano, i tre si sono sentiti male perdendo i sensi. Non sentendoli, altri due colleghi, sempre scendendo dal tombino, hanno raggiunto il solaio in cemento per capire cosa stesse succedendo, ma anche loro sono rimasti intrappolati. L'idrogeno solforato, 10 volte sopra il limite consentito, li ha storditi subito. Un sesto operaio che si trovava all'esterno si è precipitato per soccorrerli, ma subito dopo aver inalato il gas killer è riuscito a risalire in superficie, salvandosi. Anche se le sue condizioni sono gravi, ed è ricoverato al Policlinico di Palermo. È il drammatico bilancio dell'ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto ad appena 5 giorni dal 1 maggio e dal discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È proprio il capo dello Stato, da New York, auspica che sia fatta piena luce sulle dinamiche dell'incidente. Ma l'ennesima inaccettabile strage sul lavoro deve riproporre con forza la necessità di un impegno comune che deve riguardare le forze sociali, gli imprenditori e le istituzioni preposte. I vigili del fuoco, che sono intervenuti con 3 squadre più alcuni volontari dopo la chiamata al 112 arrivata alle 13:48. Hanno recuperato i 5 corpi degli operai con l'ausilio della squadra dei sommozzatori che si sono immersi nella melma della vasca, di circa 80 cm. Ci sono indagini in corso, posso dire solo che gli operai non avevano le maschere di protezione e quando li abbiamo recuperati erano già deceduti nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarli. Ha detto ai cronisti il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandre. Dopo aver raggiunto il luogo della strage, Ambrogio Cartosio, a capo della procura di Termini Imerese, ha aperto una inchiesta affidando le indagini alla polizia che ha interrogato il direttore dei lavori e il responsabile per la sicurezza dell'AMAP, l'azienda appaltatrice. Gli inquirenti stanno acquisendo altri elementi nella sede della Quadrifoglio, a Partinico, e stanno sentendo diversi testimoni. Alle famiglie delle vittime il mio profondo cordoglio. Unitamente al sentimento di vicinanza verso il lavoratore che si trova attualmente nel reparto di rianimazione all'ospedale Policlinico di Palermo. Sia fatta piena luce su questa tragedia, scrive su X la Premier Giorgia Meloni. Un operaio che stava facendo lavori di giardinaggio nell'azienda vinicola Duca di Salaparuta, che si trova a pochi metri dal luogo della strage. Sostiene di avere sentito delle urla intorno a mezzogiorno e di essersi precipitato per capire cosa stesse succedendo. Tra l'orario indicato dal testimone e la chiamata al 112 però c'è un vuoto di 1:48. Gli inquirenti stanno indagando ad ampio spettro sulla dinamica e stanno raccogliendo le testimonianze anche dei 4 operai scampati alla strage. I vigili del fuoco hanno escluso l'ipotesi del cedimento strutturale del solaio, che era stata indicata da alcuni dirigenti della CGIL che si sono precipitati a Casteldaccia. Dopo aver visto alcuni dei cadaveri, Nuccia Albano, assessore al lavoro in Sicilia ma soprattutto con una lunga esperienza di medico legale alle spalle, non aveva fatto trapelare dubbi. Ho visto i volti dei poveri operai, avevano un colore che mi ha fatto pensare a una intossicazione. Rimane un grande punto interrogativo. Perché operai considerati esperti si sarebbero calati nella vasca senza mascherina e dispositivi di protezione? È una cosa assurda, l'odore era tale che non è comprensibile perché non si siano protetti, commenta il presidente dell'AMAP Alessandro Di Martino, che si è subito recato a Casteldaccia, dove è arrivato anche il sindaco della città metropolitana Roberto La Galla. Questi i nomi delle 5 vittime della strage: Epifanio Alsazia, 71 anni, il contitolare della ditta Quadrifoglio; Giuseppe Miraglia, 47 anni, Roberto Raneri, di 51 anni, Ignazio Giordano, di 57 anni e Giuseppe La Barbera. Sono 4 gli operai sopravvissuti. Un operaio della società Quadrifoglio Group è ricoverato in ospedale in terapia intensiva al Policlinico di Palermo, Domenico Viola, di 62 anni, di Partinico. Le sue condizioni sarebbero gravi.
Gli altri tre sono Giovanni D'Aleo, Giuseppe Scavuzzo, 39 anni e Paolo Sciortino, 35 anni. Il primo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale policlinico, gli altri due al pronto soccorso di Termini Imerese. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Un testimone riferisce poi quanto segue. All'improvviso ho sentito i miei colleghi che gridavano, e ho dato subito l'allarme. Non voglio dire altro, dice l'operaio sopravvissuto alla strage. È visibilmente scosso, indossa la tuta gialla dell'AMAP e cammina nervosamente davanti al luogo in cui sono morti i suoi colleghi. A poca distanza i parenti dei cinque operai. Vengono accompagnati e sorretti dalle forze dell'ordine. Quella è la macchina di mio padre, è la sua, riesce a dire una donna in lacrime sorretta da una parente. Il lavoro di manutenzione, riferiscono dall'AMAP, è stato predisposto dopo le ripetute segnalazioni degli ultimi giorni sulle anomalie della rete fognaria. Nel tratto tra l'intersezione con Via della Rotonda e la stazione di sollevamento denominata Vini Corvo. Per la loro esecuzione AMAP ha incaricato la ditta Quadrifoglio Group. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.